Di nuovo insieme SOS Arezzo TV, possiamo dire miracolo a Indicatore, perché con questa siccità qui a Indicatore si crea l'acqua dal niente, è un miracolo incredibile, c'è qualche Madonna, io non lo so. Ma c'è qualche vena sotterranea che non è stata bene sicuramente intubata, no, questa è veramente pericolosissimo, guarda. Il nostro operatore prima cade perché è inesperto lui. Cadute? Esatto. Vedi qui? Sì, non si scivola. Sta in piedi, no, sì. Perché l'acqua così crea un limo che fa sì che se non hai le scarpe adatte qui va in terra. Quindi questo è pericolosissimo. Allora facciamo il riepilogo delle puntate precedenti, perché è la terza volta che torniamo qui al sottopassaggio dell'Indicatore, perché inaugurato pochi mesi fa, è bellissimo, ha rimesso insieme le due parti dell'Indicatore. Quando piove qui si allaga, perché vedete che è tutto in discesa e l'acqua come una barca non va via, ristagna. E poi la parte laggiù in fondo, sì. Ma anche qua su l'abbiamo trovata, sì. E anche quando non piove mai, come in questi giorni che è un gran caldo, c'è quella quattrigno lì, la muffa, è pericolosa. È più pericolosa ancora, perché mentre l'acqua piovana bene o male sai, poi tende ad asciugare quando non piove, quindi di conseguenza non crea quel limo. Questo è pericolosissimo perché l'acqua qui viene continuamente e, come puoi vedere, ha creato questa sopra questo che poi è una specie di travertino, un limo che è scivolosissimo, no? Non ci sta in piedi. No, ma allora la domanda è: questa acqua da dove viene? Da sottoterra. Cioè viene su. Sicuramente è una vena un po' superficiale qui che non è stata drenata, quindi l'acqua poi viene fuori. E quindi di conseguenza. Cioè, dalle fogne da dove viene? Che fogne? No, questa può essere acqua piovana, una vena molto in superficie. Con acqua piovana di cosa che non è piovuto? Ma ora non è piovuto. Tu dici quella che è piovuta in precedenza. Tempo fa, o altrimenti c'è una perdita da qualche parte di qualche no, puzzare non puzza l'acqua, quindi o c'è una perdita di acqua dall'acquedotto, non una perdita, una vena superficiale che butta acqua, e fino a che logicamente non si è abbassata la falda, questa continua a buttare. E quindi questo è molto. Quindi molto diciamo che già il la poca stima che avevamo prima di come sono stati fatti questi lavori, adesso è peccato, perché questa è un'opera importante. Quindi vuol dire che non sono stati fatti bene neanche sotto questo punto di vista. Questa è un'opera importante, ha riunificato il paese che è stato diviso in due, e visto che si andava sottoterra, un minimo di accortezza doveva essere tenuto. E questo è un altro esempio. Questi sono i famosi lavori in economia. Sì, in economia, proprio in economia. Non so se questo poteva essere visto oppure no, questo lavoro qui è ancora in garanzia, quindi di conseguenza l'impresa dovrebbe intervenire e togliere quest'acqua. È di corsa, perché qui qualcuno ci fa in terra e ci si ammazza. Perché a parte batterci la schiena, ti rompi la spina e rimani in carrozzina, ma si batte in attestata nello spirito di questi scalini. Le previsioni sono proprio nefaste. Vedo che tu hai fatto già la foto per quando passerai la miglior vita, che sì. Me l'hai fatta vedere prima. Però insomma, adesso per forza la deve stare deve finire nella carrozzina. Insomma. Può anche farsi poco niente, speriamo. Qui ti fai male. Sai perché ti fai male? Perché non te l'aspetti. Bravo, non te l'aspetti. E sono arrivato in fondo. Cadi all'improvviso, non te l'aspetti. E quindi di conseguenza non ti riprendi per niente e vai in terra e ti fai male. Senti, invece quella macchia lì in quel muro e quella crepina che sta anche formando. Anche lì è acqua invece che viene da sopra, vedi? Anche lì viene l'acqua. C'è del ferro, sì. E il ferro c'è dell'umidità, è umidità che passa di sotto. Ma ti rendi conto dopo pochi mesi già una cosa del genere? Non mi meraviglio di niente. Ormai l'Italia funziona così. A parte quelle cose che possono succedere, però interveniamo. Solo che qui chi è una bella funzione. Il soggetto che dovrebbe intervenire con l'impresa e chi è qui? Non lo so se questo l'ha fatto le Ferrovie dello Stato, dovrebbe essere le Ferrovie dello Stato, dovrebbe intervenire. Come si chiama? Perché ancora si chiama Ferrovie dello Stato? Si chiama Ferrovie Italiana. Chi cavolo è? Sono 70 aziende, quindi una di quelle aziende che pensa al patrimonio e verifichi questa situazione qui, visto che l'ultimo passaggio a livello che è stato tolto sulla linea Firenze-Roma, questo è l'ultimo, c'era rimasto solo questo. E no, bisogna dire una cosa, che tutto quello che riguarda il ferroviario, Indicatore sfortunato, perché il famoso scalo merci non si farà, sì. Al di là delle chiacchiere, hanno fatto questo e però ci sono questi problemi, insomma, evidentemente sono sfortunati Indicatori. La stazione gliel'hanno chiusa? La stazione gliel'hanno chiusa totalmente? Chiusa. Quindi, niente. Niente. Indicatore coi treni, niente da fare. Ultimamente ha perso tutto. Non è più Indicatore. No. Bene. E tanto qui è inutile che facciamo appelli, figurati sì. Se questi intervengono.
No, diciamo alla gente, state attenti. State attenti, ecco, più che altro l'SS in questo senso, state attenti perché è pericoloso. Pericolosi, passate da questo nuovo sottopassaggio ferroviario di indicatore. Prendete la rampa di discesa, non le scale. La rampa di discesa, possibilmente non sporcate perché lo vediamo anche un po' che comincia a diventare anche sporco e quindi non pulito. E mi raccomando, state attenti perché qui ci si fa effettivamente molto male. Molto male. A domani. Ciao.